Alla stampa, come voi ben vedete, questa è una conferenza stampa che si propone di fornire qualche elemento conoscitivo in ordine ad una intensa attività di prevenzione che le forze di polizia con il corpo provinciale, la direzione provinciale del lavoro hanno effettuato e stanno effettuando nella piana di Gioia Tauro e nella Loprida in particolare, per quanto concerne due tematiche, e che sono la intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nero irregolare da una parte, mentre se ne aggiunge un altro elemento che noi abbiamo inserito sempre nel focus 'ndrangheta e che riguarda gli allacci abusivi al gas nel comune di Rosarno. Abbiamo ritenuto di tutti insieme di fare questa conferenza perché noi riteniamo che l'azione di prevenzione, ancorché poco visibile, però è quella che ci consente spesso di dare alle comunità una maggiore tranquillità, una maggiore vivibilità e una maggiore serenità possibile, perché credo che in fin dei conti stiamo operando in territori abbastanza complessi, ma non per questo l'azione dello Stato con anche l'ausilio spesso dei vigili urbani del corpo provinciale che è qui presente riescono a fare, perché crediamo fermamente che vi è la grande scommessa, la grande sfida di essere presenti con un controllo mirato del territorio. Come voi ben sapete, anche qui con la nuova legge sul caporalato, un protocollo che abbiamo fatto, abbiamo messo in agenda una serie di azioni per lo sfruttamento, contro lo sfruttamento in agricoltura da parte di lavoro nero e quant'altro. E allora gli elementi che noi vogliamo dare oggi, intanto ringrazio di cuore per questo concorso sinergico che a me interessa più di ogni altra cosa, e cioè la Polizia di Stato qui rappresentata dal Questore, il Comando Provinciale Carabinieri qui rappresentato dal Vicecomandante Provinciale Franzese, Comando Provinciale della Guardia di Finanza qui rappresentato dal Colonnello Barbera, con la Polizia Provinciale qui rappresentata dal suo Comandante e Vicecomandante, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Provinciale. Perché dico questo? Perché oltre che ovviamente dei dirigenti, dei commissariati di Siderno e di Gioia Tauro, Bovalino, perché anch'essi concorrono in maniera fattiva in questa azione di controllo e di prevenzione del territorio. Questa pratica brutale, aberrante, che è lo sfruttamento del lavoro da parte spesso anche di extracomunitari, ha consentito di, inserita questa azione nell'ambito di Focus 'ndrangheta, ha consentito di realizzare, e questo è uno dei motivi, è uno dei tanti motivi per i quali vi abbiamo chiamato, ci ha consentito di realizzare una serie di risultati davvero importanti. Allora, solo per dare qualche dato, nel 2016, per quanto riguarda la lotta e il contrasto al caporalato, al lavoro nero e illegale, noi abbiamo fatto, ci sono state 38 operazioni di polizia, controllati 39 territori comunali, 198 aziende, 1062 lavoratori, denunciate 31 persone e sanzioni amministrative elevate per un valore complessivo di 1.191.000 euro. E questo avveniva ovviamente nel 2016. In particolare poi nella piana di Gioia Tauro, sostanzialmente per valori simili, per circa 500.000 euro come sanzioni amministrative, e 24 operazioni di polizia, mentre nella Loprida, sempre nel 2016, abbiamo avuto una
situazione complessiva per sanzioni per circa 700.000 euro, 14 operazioni di polizia, 290 lavoratori controllati, 8 persone denunciate, 66 aziende controllate. Mentre il periodo più vicino, cioè quando noi abbiamo attivato questa azione, nel senso di dopo il protocollo, dopo tutta una serie di iniziative fatte all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel periodo dal 1 novembre 2015 al 15 febbraio 2017, quindi diciamo a oggi, noi abbiamo avuto 47 operazioni di polizia, 42 territori comunali controllati, 237 aziende controllate, 1.434 lavoratori controllati, per sanzioni amministrative elevate complessive pari a 1.637.000. Questo avveniva in questo periodo abbastanza limitato. Mentre per quanto riguarda 1 gennaio febbraio 2017, Gioia Tauro e Lofride, abbiamo circa già 434.000 sanzioni amministrative elevate. Quindi sono numeri importanti che ci dicono sostanzialmente quanto il presidio coordinato dello Stato, attraverso tutte queste forze che vedete qui, si proietta per il controllo del territorio. All'atere di questo ragionamento vi voglio dire che noi avevamo sempre ascoltato e avevamo sempre agito, per esempio, per evitare, per contrastare gli abusi di allacci idrici, gli abusi di allacci elettrici. Qui oggi noi abbiamo scoperto che vi è un'ulteriore novità, e cioè che vi sono gli allacci abusivi alla rete del gas. Questo è, come dire, noi come l'abbiamo avuto la segnalazione? È stato fatto da parte nostra una riunione di coordinamento ad hoc per comprendere innanzitutto sotto il profilo tecnico cosa accadeva e poi come agire ai fini di evitare un abuso che è soprattutto un abuso che mina la tutela e l'incolumità delle persone. L'abuso, cioè l'allaccio abusivo a una rete del gas, mina fortemente la tutela e l'incolumità delle persone. Questo accade e accadeva nel comune di Rosarno. Dopo un tavolo tecnico, anche dal punto di vista di verifica di queste situazioni da parte del questore, noi abbiamo avuto una serie di operazioni di controllo che ha consentito al momento addirittura di arrestare 15 persone. 15 persone arrestate, 2 definite all'autorità giudiziaria. Ecco, io credo che al di là di altri servizi che io ringrazio, non finirò mai di ringraziare le forze di polizia per ciò che stanno facendo nell'intero territorio della città metropolitana, però credo che questi elementi che noi abbiamo dato oggi siano anche la cifra che distingue l'azione e la forza di questa squadra Stato che si coniuga con le forze di polizia locali e territoriali perché abbia la meglio in termini di legalità su abusi e spesso soprusi che accadono nel nostro territorio. Io vi ringrazio e do la parola al questore per parte del metodologico. Sono io che ringrazio il signor prefetto, sempre così attento a tutte le tematiche che riguardano la prevenzione in questa provincia. Devo dire che è un percorso che abbiamo sostenuto assieme dopo le indicazioni strategiche del signor prefetto in sede di comitato. Con i colleghi che ringrazio qui presenti, abbiamo
deciso di passare alla fase operativa e questi sono chiaramente i risultati di importanti servizi coordinati interforze per il contrasto al fenomeno del caporalato e si è aggiunto adesso un nuovo aspetto, quello dei furti di gas metano. Tra le aziende controllate e tra le azioni che abbiamo fatto di intesa con i colleghi nei siti, vi sono sicuramente aziende contigue ad ambienti dell'Andrangheta e vi sono anche persone che hanno rapporti parentali con esponenti di sviluppo dell'Andrangheta, appunto tale che nei giorni scorsi abbiamo arrestato, se non ricordo male, la moglie di Pesce Antonino, che è latitante recentemente catturato proprio perché è ritenuta responsabile di questi furti di gas. Questi sono gli aspetti, ecco, diciamo, più caratterizzanti. I numeri sono già stati dati, sono già stati partecipati, dimostrano un volume di fuoco particolarmente importante e chiaramente continueremo le nostre attività su tutta la provincia e sui diversi versanti, avendo cura, ecco, di proseguire sulla strada della prevenzione, che è una strada di grande importanza, oltre a quella chiaramente della repressione, però questa è coordinata dall'autorità giudiziaria. Qui abbiamo decisioni che vengono assunte in sede di comitato e strategie tattiche operative che vengono definite in tavoli tecnici coordinati da me, ma chiaramente i risultati sono della squadra Stato che è qui rappresentato. Io ringrazio, non ho null'altro da dire perché il prefetto ha detto ampiamente tutto, quindi se c'è il prefetto Ritini, qualcuno. Qualche intervento da parte nostra? No, a me premeva invece dare anche una lettura complessiva della situazione, perché anche i dati, ciò che ha detto il questore e quant'altro, però con l'autorità giudiziaria, perché questi risultati avvengono, perché vi è anche una sinergia da parte delle forze di polizia con l'autorità giudiziaria, con le procure di riferimento, in particolare Locri, Palmi e Reggio Calabria, perché altrimenti gli arresti per gli abusi degli allacci alla rete del gas e quant'altro possono avvenire se c'è questa grande azione di raccordo, di concordia, di sinergia con l'autorità giudiziaria, e che io vi ringrazio in questa occasione, perché non è un ringraziamento, come dire, di stile, ma è sentito, perché c'è una grande azione e una svolta, io credo, anche di un modo di approcciarsi per la tutela e il controllo del territorio, perché in fin dei conti noi siamo qui soprattutto per queste motivazioni. Volevo chiederle, è possibile, se c'è vediamo un po' se c'è qualche altro. Sì. No, ma c'è. Niente. È stato già ampiamente il lavoro, la donna, l'unica donna che abbiamo qua, la donna. Noi abbiamo contribuito ovviamente per quanto riguarda gli aspetti lavoristici all'azione del focus sul Drangheta e soprattutto per il contrasto al caporalato, che è una pratica odiosa che purtroppo porta allo sfruttamento dei lavoratori. Che il caporale, come voi ben sapete, non è solamente quello che recluta, insomma, i lavoratori, ma poi quello che coordina il lavoro e spesso costringe i lavoratori a ritmi veramente impossibili e molto gravosi. Grazie. Quindi, ecco, c'è un particolare forse che può essere partecipato. Prego, prego. Sì, buongiorno a tutti. No, tra gli arrestati, sempre nell'ambito dell'operazione che ha riguardato l'attività di contrasto agli allacci abusivi alla rete del gas, oltre alla Pantano Sarina, che appunto, come diceva il signor Questore, è la moglie di Antonino Pesce, c'è anche uno dei responsabili degli allacci abusivi, perché mi preme anche sottolineare la sinergia che c'è stata con, oltre che con tutti gli appartenenti alle forze di polizia, anche con l'azienda erogatrice,
che ci ha dato un supporto molto importante e che ci ha permesso tra l'altro di focalizzare l'attenzione su un personaggio che ha lavorato per lungo tempo per questa azienda, che poi era, diciamo, il tecnico infedele che materialmente svolgeva con i benessere questi allacci abusivi, che è stato a sua volta arrestato poiché responsabile dello stesso titolo di reato, che si chiama Giuseppe Conso. Questo è un aspetto interessante. E poi la percezione di legalità diffusa, cioè, se mi posso permettere, sul territorio proprio abbiamo constatato l'efficacia di questi servizi, che non sono solo dei numeri, ma sono anche un'attività di contrasto che ha poi un riverbero positivo sulla città di Rosarno, perché questi allacci abusivi e altri, penso ne scopriremo, erano un fenomeno di legalità così diffusa che in parte siamo andati un attimino ad arginare con la nostra presenza. Quindi questi allacci spesso erano datati nel tempo, c'è gente che pare che per lunghi anni ha utilizzato la rete del gas senza pagare una lira, e quindi ovviamente rendendosi responsabile di ammanchi per migliaia e migliaia di euro, per i quali poi risponderanno in sede civile. Quindi l'importanza di questo servizio proprio per limitare un po' il senso di legalità diffusa che regna a Rosarno in particolare. Sì, si intende, insomma, con questi servizi si intende riaffermare un discorso di legalità sul territorio. Bene, ringrazio. Se non ci sono altri interventi. La maggior parte delle sanzioni amministrative erogate riguardano la gestione dell'azienda, non tanto i diritti lavorativi con i lavoratori assunti, perché ci sono, diciamo, contratti, abbiamo per lo più verificato contratti, nella maggior parte dei casi è come regola. Contratti regolari? Regolari, contratti regolari con voucher regolari, quindi la maggior parte dei casi, certo, ci sono anche. Questo, quello di questo è chiaro che dipende anche molto da cosa viene in sede di intervista, cioè cosa dice il lavoratore, perché se noi facciamo accesso in un'azienda e troviamo una persona a lavorare e c'ha un voucher, per noi è regolare in quel momento, salvo che il lavoratore intervistato non ci dica sì, io ho il voucher, dovrei lavorare 4 ore, in realtà ne lavoro 12, ma noi nel momento dell'accesso accertiamo che c'è un lavoratore, in quel momento per noi è regolare. La posizione dal punto di vista formale è regolare. Allora, se non viene denunciato da chi subisce chiaramente questo... Ma voi ponete la domanda o deve essere lui a dire il lavoratore? No, noi in sede di controllo facciamo anche questo tipo di verifiche, il più delle volte, quando dipende dal tipo di controllo che si va a fare. Qua parliamo di un numero di servizi elevato, come lei avrà visto dallo specchio, quindi è chiaro che per i servizi mirati, questo lo fa soprattutto l'ispettorato, la dottoressa, non vorrei rubare. No, la domanda era rivolta chiaramente alla via, la competenza del discorso. Grazie. Questo comunque è un bello scoperto, tengo a dire, è una cosa che è abbastanza. Il fatto che ci siano contratti non significa che ci sia legalità, bisogna vedere un attimo come questi contratti vengono attuati. Allora, se c'è qualche altra domanda. L'ultima domanda, volevo chiederle, visto che abbiamo dato dei dati completi tutto l'anno del 2016, volevo capire rispetto all'anno precedente, il trend se è in aumento o in... È in aumento. Questo è certo. E 17 di gran lunga in aumento. Sì, perché ve l'ho detto. Con cadenza settimanale. Ho fatto, perché abbiamo creato tutta una rete di servizi coordinati che ci danno la possibilità di stare sul territorio abbastanza frequentemente. Perché abbiamo inserito, tra l'altro, questa azione sempre in questi obiettivi della prefettura, che sono quelli del Focus Drangheta e per tutte le altre situazioni. Domande ancora? Se non sono domande, credo che ognuno... Grazie, buona giornata.